Ha detto una cosa, Sonia, ha detto che il Presidente della Repubblica ha fatto sapere di avere ben presenti le ricorrenze delle vittime della mafia. Allora vorrei sapere come mai il Presidente della Repubblica dimentica regolarmente che il 19 luglio del 92 è stato ucciso Paolo Borsellino e perché si reca furtivamente in Via D'Amelio il 23 maggio a portare una corona in Via D'Amelio senza riuscire a venire invece il 19 luglio. Di che cosa ha paura? Forse di qualche delle agende rosse alzate che gli ricordano qualche cosa che non vuole ricordare? Forse di questo ha paura? Perché dimentica? Di che cosa ha paura? Perché non viene il 19 luglio in Via D'Amelio? Che gente è? Che Presidente della Repubblica è? Un Presidente della Repubblica che ha paura della contestazione dei cittadini, di una civile contestazione dei cittadini. Io e Sonia abbiamo due cose in comune, oltre alla lotta che conduciamo da anni. Abbiamo in comune il fatto che a me è stato ucciso il fratello, a Sonia è stato ucciso il padre, ma nessuno di noi due ha scelto di rinchiudersi nel dolore, di piangere. Entrambi abbiamo scelto la lotta, abbiamo scelto la strada della verità, la strada della giustizia. Non abbiamo tempo per piangere, io e Sonia. C'è un'altra persona che ha, qui è stato ucciso il nonno ed è stato ucciso lo zio. E sia il nonno che lo zio si chiamavano Borsellino, anche loro. Il nonno di Benny Calasanzio si chiamava Paolo Borsellino. È stato ucciso nel 92 come mio fratello e Benny Calasanzio, quando ci siamo conosciuti, mi disse, io non lo conoscevo, mi telefonò, mi disse: io voglio far conoscere la storia di mio nonno, nessuno la conosce. Io gli dissi: d'ora in poi, quando mi chiameranno per un incontro da qualsiasi parte, io dirò che non andrò a quell'incontro se non mi inviteranno anche te. E da allora è cominciata la lotta anche di Benny Calasanzio e sono felice per questo di avere insieme a Sonia anche Benny oggi qui insieme a noi. Buonasera, buonasera a tutti voi, io mi chiamo Benny Calasanzio Borsellino, ho 27 anni e non ho mai parlato a telefono con Nicola Mancino. Il 28 gennaio del 2009 me lo ricordo bene perché non c'ero, perché avevo una febbre equina e cercavo in ogni modo di seguirvi, di seguire voi in streaming, di seguire la manifestazione Io So, organizzata in fretta e furia esattamente come questa di oggi. Allo stesso modo, con lo stesso freddo e in questa stessa piazza, e però c'eravate, nonostante il freddo, nonostante il poco preavviso. Quel giorno avete testimoniato che gli uomini, le donne, gli uomini del 1992 non erano spariti, che noi c'eravamo ancora. Sono passati 4 anni e se mi volto indietro stento a credere a tutto quello che queste agende rosse hanno fatto. Agende rosse che non sono di Salvatore Borsellino, di Sonia Alfano, di Benny Calasanzio, sono donne e uomini perfettamente liberi, autonomi di pensare con il proprio cervello a quello che fanno e non sono etichettabili, purtroppo non sono etichettabili in alcun modo. Una delle azioni più belle delle agende rosse è stata quella di aver liberato definitivamente Via D'Amelio dall'occupazione abusiva di quella strada da parte di persone indegne che, come dice giustamente il mio amico Salvatore, venivano lì, venivano a controllare che Paolo Borsellino effettivamente fosse morto e poi tornavano nei loro palazzi, ad arroccarsi nei loro palazzi del potere. E di conseguenza cosa c'è di sbagliato nel considerare le agende rosse un movimento di liberazione nazionale? Non sono forse tutte queste agende rosse partigiane della Costituzione?
quello che abbiamo fatto in Via D'Amelio, noi abbiamo intenzione di farlo in tutta Italia, riprenderci i luoghi della nostra memoria e non consentire più nessun fiore da morto, nessun rituale dedicato ai defunti, perché questo non ha a fare nient'altro. Quei posti sono nostri, abbiamo fatto con Via D'Amelio, lo faremo con Capaci, lo faremo con ogni luogo della nostra memoria, che non è la loro memoria, evidentemente. Quello che sto per dire può sembrare folle. Io sono fermamente convinto che senza Salvatore Borsellino e senza le agende rosse, il processo che oggi è in fase di udienza preliminare a Palermo, quello sulla trattativa Stato-mafia, non sarebbe mai, mai, mai partito. Senza questo contesto e senza di voi, questo dovete capirlo prima di qualsiasi altra persona, voi stessi, che senza di voi mai Antonio Ingroia, Nino Di Matteo, Lia Sava, Francesco Del Bene e tutti gli altri sostituti sarebbero riusciti a portare alla sbarra gli indegni protagonisti del patto Stato-mafia. Alla sbarra, uno accanto all'altro, accanto ai mafiosi degli ex ministri, sperando che fosse la prima volta che si vedeva. È bello oggi poter dire che Leonardo Sciascia non le aveva azzeccate tutte, si era sbagliato almeno due volte, una quando aveva dato del professionista dell'antimafia a Paolo Borsellino, la seconda quando aveva detto lo Stato non processerà mai se stesso. Quei magistrati ci stanno riuscendo, stiamo processando gli indegni che hanno tradito il nostro Stato e la risposta del potere unita e compatta è stato: vanno fermati a qualunque costo, a qualunque costo. Quando a fronte degli attacchi di tutti, questi magistrati si voltano a cercare il sostegno del loro sindacato, dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, questo sindacato risponde loro con una pernacchia. Quel sindacato a cui loro hanno salvato la faccia in vari momenti di questa nostra storia. E la loro risposta oggi è l'isolamento, tanto è vero che Nino Di Matteo e Elia Sava si sono dimessi dall'Associazione Nazionale dei Magistrati. Tutto questo ovviamente non fa riflettere assolutamente nessuno, figuratevi. Li hanno lasciati da soli, quelli del sindacato, in un momento in cui stanno voltando lo sguardo verso altre porcherie portate avanti dal rosso dei carabinieri in quegli anni, come la mancata cattura di Nitto Santapala a Messina. Sapevano dove era e non lo hanno preso. La mancata cattura di Santapaola, la mancata cattura di Bernardo Provenzano nel 95, la casa del tuono di Rina non perquisito, cioè il rosso è protagonista di coiti interrotti nella storia della nostra Repubblica. E nessuno ancora gliene chiede conto. Rispetto alla sentenza della Consulta non c'è molto da dire. Sarebbe stato un traguardo che la Corte quantomeno leggesse le memorie della Procura di Palermo, ma onestamente non ci credo molto. Io credo che non le abbiano neanche lette, che la sentenza era stata scritta prima ancora che Napolitano facesse appello. Mai quella Corte avrebbe potuto dire, in seguito all'arrogante prova di forza di Giorgio Napolitano, mai avrebbe potuto dire che nessuna legge era stata violata, che nessuno aveva intercettato Napolitano e che nessuno, tranne un GIP, poteva autorizzare la distruzione di quei nastri. Lo sanno anche gli studenti al primo anno di giurisprudenza, non serviva la Consulta a spiegare, a dire che non è così. Per fortuna non si possono distruggere le intercettazioni quando, cioè per il momento, però insomma ci stiamo pensando. Vi dirò di più, a me non frega niente di sapere cosa ci fosse nelle telefonate tra l'indagato Mancino e il suo teleamico Giorgio Napolitano. L'essersi opposto strenuamente non alla pubblicazione di quelle intercettazioni, ma solamente alla semplice conservazione nell'assoluta segretezza di quelle conversazioni, per me è già una risposta e in ogni caso non potrebbe danneggiare la mia stima in Napolitano.
Io darei la mia vita per la mia Repubblica, oggi stesso e su questo palco. E nessuno può venirmi a dire che disistimare Napolitano equivalga ad infangare il mio paese. Non lo può fare nessuno. In questi anni, grazie a questa sentenza della Consulta, che non è politica, sbaglio in Groia, è una sentenza fisiologica, è incontinenza istituzionale. Le agende rosse sono riuscite a fare qualcosa di semplicemente impensabile, hanno fatto sentire gli italiani, tutti vittime innocenti della mafia. Questa è una cosa straordinaria e bellissima. Tutti voi oggi qui vi sentite orfani, non solo di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, mi piace pensare anche di Beppe Alfano, di Attilio Manca e di Giuseppe e Paolo Borsellino. Voi sentite che qualcosa vi è stato strappato dal cuore, negli occhi avete la rabbia che solo chi ha pagato la lotta alla mafia con il sangue può avere. E come non considerare quei magistrati, Nino Di Matteo, Lia Sava, Francesco Del Bene, come non considerarli anche loro familiari di vittime di mafia? Loro che nel 92, molti di loro avevano appena vinto il concorso, avevano fatto in tempo a stringere la mano a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, che subito dopo li hanno dovuti seppellire. Non sorprendiamoci per quello che sta accadendo, in fondo avevano già avvisato Luigi De Magistris. Guai al magistrato che pensa di avere una missione e perde di vista che il controllo di legalità è un mestiere. Caro Di Matteo, sbagliate, dovreste svolgere questo mestiere come altri, come se foste impiegati alla motorizzazione civile. Alle 17 tutti a casa e si chiude bottega. I professionisti delle professioni non possono capire che per loro e per noi è una laica missione. Per noi cercare di sapere chi è stato a lasciare il filo che tratteneva la ghigliottina sulla testa di Paolo Borsellino è una ragione di vita. Da quella menzogna dipende tutto il resto, da quelle menzogne. Noi non possiamo essere figli della menzogna, ce l'hanno fatta con Portella della Ginestra, con l'Italicus, con Brescia, non ci riusciranno con Via D'Amelio, loro non ci riusciranno con Via D'Amelio. Qui siamo tutti orfani, io mi sento davvero a casa. A voi non devo dire quanto è difficile sopravvivere, quanto è difficile vivere dopo chi non c'è più, quanto è difficile vivere una famiglia che pensava che stare dalla parte dello Stato era la cosa normale. Io vi considero come essere la stessa cosa. So benissimo che molti di voi capiscono bene e non serve spiegare altro. Uno di questi che fanno parte dell'ordine dei giornalisti, un qua qua qua, aveva definito Salvatore Borsellino come Salvatore Borsellino, ovvero professione fratello. Una cosa inutile più che un giornalista era, come diciamo a Palermo. Salvatore, oltre a fare il fratello per biologia e per missione, per tutti noi è stato un padre, uno zio e un nonno. Ha saputo colmare il vuoto che avevamo dentro ed è per questo che noi gli staremo accanto fino all'ultimo giorno della nostra vita. Noi lo dobbiamo, questo non glielo dobbiamo. Chiudo dicendo che la nostra, l'intervento di Sonia, l'intervento di Salvatore non sono minacce, ma sono promesse a Napolitano, a Mancino e a tutti gli altri che abitualmente si telefonano. Prima di far saltare il processo sulla trattativa, dovrete far saltare ognuno di noi, perché altrimenti non avrete concluso niente, perché noi ci saremo fino all'ultimo e saremo sempre uno in più di voi, sempre con la nostra agendina in mano
vi faremo cacare sotto come abbiamo fatto in questi anni. Le casalinghe del terrore, le maestre del terrore, queste siamo. Non ci fate paura, né Mancino con la scorta, né Napolitano con l'esercito, noi non proviamo paura per il semplice fatto che in un mondo ideale, che nessuno ci impedisce di sognare, come ci ha insegnato Rita Adria che è morta in questa città, Rita ci ha insegnato che era possibile immaginare un mondo diverso e che era vigliacco farlo. Allora, immaginando questo mondo ideale, in questo mondo la verità ha sempre travolto le menzogne, menzogniere e ruffiani. Noi siamo qui perché qui oggi è il nostro posto e vi assicuro che noi non ce ne andremo. Gli unici che devono sparire da questa nazione sono i bugiardi, e i bugiardi in questo momento sono in ogni posto, e se esiste qualche bugiardo anche al Quirinale, questa non è colpa nostra, gli indegni non siamo noi che lo raccontiamo, ma è chi in quel palazzo dovrebbe lottare con le unghie e con i denti per la verità e per la giustizia, si sta facendo i cazzi suoi. Mi sento veramente di dover ringraziare il mio amico Benio, lo posso veramente chiamare mio amico nonostante ci dividano 45 anni, ma io non credo di avere un altro amico come Benio, perché oggi Benio avrebbe dovuto presentare a Palermo il suo libro, il suo nuovo libro sul Capitano Ultimo. Appena saputo che oggi saremmo stati qui, ha disdetto per la presentazione che la sua casa editrice preparava da un mese in un locale di Palermo, ed è corso qui per essere insieme a me, essere insieme a Sonia, essere insieme a voi, e di questo veramente lo ringrazio. C'è adesso un video del secondo organo di stampa che ci ha sostenuti. Questa manifestazione, ad aiutarci sono stati quelli del Fatto Quotidiano e Micromega, e qui adesso il direttore di Micromega, che avrebbe voluto essere insieme a noi oggi, Paolo Flores d'Arcais, ma che invece era impegnato in una serie di incontri a Pordenone, a Formons, non ha potuto esserci, però ha voluto mandare un video, ed è il video che vedremo ora, e lo ringraziamo di questo, visto il vuoto che ci hanno fatto attorno agli altri organi di stampa. Voglio ringraziare Elena Rossi e Salvatore Borsellino per questa iniziativa. Vorrei utilizzare il mio intervento per rivolgermi al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Signor Presidente, secondo la Costituzione lei rappresenta l'unità nazionale, e la nazione non è un'astrazione, ma l'insieme dei cittadini, tutti noi. Vi parlavo prima di giornalisti che per volere fare il loro mestiere, volere portare avanti una corretta informazione, e quindi per intervistare anche me rischiano magari il proprio posto di lavoro, a cui viene cambiato l'incarico. Una di queste potrebbe essere Rossella Valandini, che ci parlerà adesso appunto dei problemi di informazione. Buonasera, mi chiamo una giornalista, scrivo per Micromega anche, avete visto il mio direttore, avete visto altri direttori oggi importanti, Padellaro, Travaglio, direttori che hanno parlato della libertà di informazione, di come trattano la vicenda Stato-mafia. Non tutti i direttori la trattano in questo modo, non tutte le testate, c'è una zona grigia dell'informazione
in cui le minacce alla libertà di stampa non provengono dall'esterno, dagli assalti mafiosi, dalle lettere con i proiettili. In questo caso il pericolo è molto meno riconoscibile, è rappresentato da coloro che dall'interno delle stesse redazioni vogliono compiacere i potenti di turno. Lo fanno assecondando interessi di lobby politiche e cricche affaristiche che puntano a un controllo delle notizie capillare e pervasivo. Bertolt Brecht ha detto: mi sono seduto dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano già occupati. Anch'io mi voglio sedere dalla parte del torto. Stavolta ho deciso di farlo scrivendo un breve dialogo tra una giornalista scomoda e il suo direttore. Direttore, che c'è? Oggi vorrei occuparmi della trattativa Stato-mafia. Cosa? Beh, ho pensato... Tu non devi pensare, devi lavorare. Ma sto lavorando, davvero, non mi pare proprio. Dicevo che vorrei occuparmi della trattativa Stato-mafia. Ah, ecco. E cos'è? Una cosa successa a Palermo. Davvero? Allora ci pensa la cronaca regionale. Ma veramente è successo a Palermo tanto tempo fa? Tanto tempo fa? Allora non ci interessa proprio. Ma direttore, tutti ne parlano. Tutti chi? Gli altri? Le agenzie di stampa? I giornali? Le televisioni? Alcune magari non tanto. E a noi? A noi che ci importa quello che fanno gli altri? Beh, ho pensato... Ti ho già detto che non devi pensare, vai a lavorare, su. Vi assicuro che è una cosa importante, direttore. Per la prima volta nella storia della Repubblica vengono processati pezzi grossi dello Stato, pezzi grossi della mafia, tutti insieme in un'aula bunker, a Lucciardone. Tutto qui? E le pare poco? Ma che diavolo ci dovrei fare con tutti questi pezzi? Un puzzle? Io voglio notizie, notizie, intesi? Guardi che se ne è occupato anche il capo dello Stato. Scusi. Silenzio, ha detto. Come silenzio? Devi stare zitta, zitta e buona, e non occuparti di cose più grandi di te. Guardi che lo sanno tutti che il capo dello Stato non nominare sua santità. Su di lui? Né una riga, né un fotogramma. Non voglio più parlarne. Infatti io non volevo parlarne, volevo scriverne. Scrivere, scrivere, siete tutti fissati con questo scrivere. In che senso, scusi, direttore? Nel senso che non sono cose adatte a te. Perché non te ne vai alla mostra canina di Villa Borghese? Direttore, mi sento indignata, indignatevi tutti, come quel vecchio Essel, quello che ha detto creare è resistere, resistere è creare, tutte palle. Ha detto anche che il motore della resistenza è l'indignazione. Che noia, ti esprimi proprio come quel magistrato, com'è che si chiama? Quello con la barba, che parla coi partigiani, Ingroia? Il fissato della Costituzione, nei video è sempre abbronzato tra le palme, come Gargazzai. È in Guatemala, sempre in vacanze tipi così. Ce l'hanno chiamato, a fare che? Un incarico dell'ONU contro il narcotraffico. E adesso dirà che sono tutti drogati, ma se la droga non esiste? No, direttore, quella che non esiste è la mafia. Così hanno detto, giusto, vabbè, dai, tanto è tutta una porcheria. Sì, ma... Niente mai, poi tu sei troppo bionda. Troppo bionda? Che cosa? Ma vai, benedetta ragazza, vai e lasciami in pace. Direttore, ma noi siamo giornalisti con la schiena dritta? Dipende. Da cosa? Da come tira il vento. E come tira il vento adesso? Più che un vento è una puzza. Una puzza, direttore? E di che? Lascia stare, dai. Ne hai parlato con qualcuno? Sì, con Antonio Ingroia. Ancora questo Ingroia? Ma insomma, siete proprio amicissimi voi due. No, veramente sono solo normali rapporti di lavoro. Adesso hai pure rapporti con Ingroia. Cosa va a pensare, direttore? Conosco tanti magistrati. E ti pare bello?
lo devi più sentire Ingroia. Perché? Perché ci ha fatto uno sgarbo. Uno sgarbo? Quale? Non ci dà le notizie che vogliamo. Le sue farneticazioni non ci interessano. E cosa vogliamo noi? Occuparci della mostra canina? Direttore, ma questo non è essere giornalisti con la schiena dritta. E basta, insomma, smettila con queste domande insulse, con questo atteggiamento, come dire, sovversivo, ecco. Ti faccio un provvedimento disciplinare. Anche Vietti del CSM ha detto a Ingroia che lui non solo è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche il presidente della sua sezione disciplinare. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Veramente, quelli del pool di Palermo vorrebbero raddrizzare le cose. E chi sono? Gesù Cristo? Per scoprire una verità storica. E chi se ne fischia della verità di quella storica, poi? Ma, direttore, il paese ne ha bisogno. Perciò si sente in giro tutta questa puzza di merda. Noi sappiamo, vero direttore? Cosa sappiamo? Di non sapere, come sosteneva Socrate. E cosa c'entra ora Socrate con Ingroia? Sono alla ricerca della verità. Ma la verità non esiste. Come la mafia? Esattamente. Vedo che mi hai capito. E i cadaveri? Il sangue? I parenti delle vittime? I funerali di Stato? Bubole, tutte bubole, buone per i discorsi ufficiali, le cerimonie, le corone di fiori. Lei è davvero un filosofo, direttore. E tu una scocciatrice. Ma come sei seduta? Sono una giornalista scomoda, no? L'ha detto lei. Io non ho detto proprio niente. Ricordalo. Ma si è appena detto che sono una scocciatrice. Hai torto marcio. E vuoi sapere perché? Non riesci mai a metterti dalla parte della ragione. Grazie Rossella. Rossella ha definito questo discorso surreale. Io credo che discorsi come questi se ne siano sentiti tanti nella redazione dei giornali, e chissà se Rossella questo discorso non l'abbia sentito proprio con le sue orecchie. Adesso c'è un altro compagno di lotta che è il direttore di un giornale che dal 2000 ininterrottamente scrive di fatti di mafia. Il direttore di un giornale a cui appartiene quel giornalista che per primo ha trovato quella fotografia in cui c'è un capitano dei carabinieri che si allontana dalla macchina di Paolo tenendo la borsa di Paolo in mano, quella borsa che quando fu poi rimessa sul sedile posteriore della macchina di Paolo non conteneva più l'agenda rossa. Giorgio Bongiovanni. Buonasera, grazie Salvatore. Allora sarò brevissimo, quindi vado al succo. Le telefonate, noi veniamo da Palermo, in questo momento viviamo a Palermo, lavoriamo a Palermo, e c'è un'area molto tesa, molto. Quelle telefonate tra il Presidente della Repubblica e il Senatore Mancino non sono solo delle telefonate dove il Presidente nasconde e ha chiesto addirittura aiuto alla Corte Costituzionale delle cose. Non nasconde certamente, o non penso affatto, che il Presidente Napolitano sia colluso con la mafia. Non lo penso, assolutamente. Però non sappiamo che cosa si sono detti, però possiamo fare delle supposizioni per esclusione. Il Presidente Napolitano ha costretto, tra virgolette, la Consulta a dare quella sentenza, perché il Presidente Napolitano forse parla di persone, di magistrati scomodi, o di vittime
della mafia, come lo stesso Salvatore, può essere che parla di persone, con un indagato imputato, quasi imputato, nella famosa trattativa Stato-mafia. Quindi, che cosa lo Stato vuole nascondere? Quale segreto di Stato c'è dietro a questa trattativa? Che significa quando il procuratore Ingroia, adesso non procuratore, ma capo investigatore di una squadra del nuovo narcotrafficante in Guatemala, quando dice Antonio Ingroia è una sentenza politica, perché dice questo il titolare delle indagini della trattativa? Perché dice che è una sentenza politica? Che cosa lo Stato in sostanza vuole nascondere di se stesso? Il procuratore Teresi, Vittorio Teresi, adesso l'attuale titolare delle indagini della trattativa, ha detto che ci sono due stati, lo Stato-Stato, rappresentato da Falcone Borsellino e gli altri martiri della nostra Repubblica, lo Stato-Stato rappresentato da magistrati che sono degni di rappresentarlo, o anche da alcuni politici pochi, e lo Stato-Mafia, quello che ha intrecciato 150 anni di storia con appunto Cosa Nostra. Ora, che cosa nasconde? Nasconde semplicemente il fatto, è questo che vi voglio dire, cari cittadini, che la Sicilia, Palermo, Cosa Nostra, l'organizzazione criminale la più famosa tristemente, la più potente insieme all'Ndrangheta oggi nel mondo, è un braccio dello Stato. È stata spesso un braccio dello Stato per fare delle esecuzioni di Stato. E la strage di Via D'Amelio è un'esecuzione di Stato. Ma quale Stato, vergognosamente, senza dignità, costringe Salvatore a fare quello che fa con grande onore, costringe una vedova, la signora Agnese, con le lacrime agli occhi, a dire a tutta l'Italia, a dirci, io ho avuto questo onore di vederla in questi giorni, io l'ho fatto per l'Italia, che cosa costringe lo Stato indegno a dire alla famiglia Borsellino, in questo caso rappresentata dalla signora Agnese, mio marito è tornato dallo Stato, dal Viminale, e mi ha detto sento odore di morte, quindi è un'esecuzione di Stato. La trattativa è un'esecuzione di Stato per chi aveva, si era messo di ostacolo. Allora, cari cittadini, oggi ci sono altri magistrati, ne hanno nominati già i miei colleghi che hanno parlato prima, Ingroia, Di Matteo, Scarpinato, Del Bene, un giovane magistrato, Francesco Roberto Tartaglia, che fa parte del pool, e altri, tanti altri, Gozzo, Tartanissette, ci sono magistrati che oggi sono di ostacolo allo Stato-Stato. Allora io vi faccio questo appello a tutti. Salvatore, posso fare un appello? Ci saranno le prossime elezioni, voi volete sapere chi sta ancora trattando, lo potete sapere dalle prossime elezioni, da Grillo a Berlusconi. Chi non mette nel programma politico, al primo, al secondo punto, al terzo, la lotta contro la mafia, quelli stanno trattando, quelli sono i nuovi trattativisti. Chi metterà al primo punto, al primo, perché questa Repubblica, la seconda, è nata con il sangue di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone. La terza potrebbe nascere con un nuovo sangue, se insistiamo. E allora noi dobbiamo proteggere i magistrati. Facciamo noi da ostacolo a un'eventuale strage. Palermo, le famiglie si stanno ricostruendo. Voi lo dovete sapere. Noi viviamo a Palermo, vi diamo queste notizie. Stanno uscendo fuori dalla galera gente che non ha l'ergastolo come Rina, ma che sono vecchi capi. Vogliono ricostituire la cupola. C'è un latitante, Matteo Messina Denaro, da 23 anni, e non lo trovano, vive a casa sua,
a Castelvetrano, è il custode della cassaforte di Totò Riina, quello che c'ha in tasca i documenti che Riina aveva e che il Rosso non ha voluto prendere, ed è libero. Io ho paura che Cosa Nostra possa ritornare a essere il braccio dello Stato. E allora, quando andate in quella disgraziata o benedetta cabina elettorale, prima di andarci, leggete chi ha messo ai primi punti del programma la lotta contro la mafia. Chi non l'ha messo, non votate. Grazie. Grazie a tutti. Giorgio vi ha fatto un appello. C'è qui un nostro amico che ha scritto una canzone che si chiama L'Appello, che è diventata la nostra canzone, la canzone della gente rossa, e ce l'ha portata questo 19 luglio in Via D'Amelio, perché noi non vogliamo che quello sia un luogo di morte, non vogliamo quelle che noi a Palermo chiamavamo le corone di morte. In Via D'Amelio, il 19 luglio, Paolo è vivo, non è un giorno per i morti, è un giorno per vivere, per cantare, per celebrare Paolo vivo, per lottare insieme a Paolo che continua a vivere in quella strada. E oggi Daniele è voluto venire anche oggi insieme a noi, ha dovuto lasciare i figli a casa con la febbre, voleva portarli qui, non è riuscito, mi ha telefonato, ha detto sto venendo, sto prendendo il cammino, arrivo, e finalmente è arrivato, ed ecco Daniele Silvestri. Grazie Daniele di essere, non è più con la sua vita, è qui soltanto per salutarci, per parlarci, perché come io gli avevo chiesto in Via D'Amelio, lì poi ci ha fatto quel regalo di farci sentire la sua musica, di farci sentire le sue canzoni, qui invece è per lottare insieme a noi. Grazie Daniele. Grazie a voi, grazie a te, grazie a quelli che ci sono. Ed è questo lo scopo della presenza, esserci, per quanto mi riguarda, non ho appunto uno strumento tra le mani, perciò mi perdonerete se sarò anche molto breve, forse vi ringrazierete, però è importante a volte esserci, e ci sono delle battaglie che è importante fare, e questa per me lo è già da molti anni, anche se sta cambiando, sta diventando una battaglia anche diversa. Non è solo lo schierarsi, e già questo fa la differenza oggi, ce n'è sempre credo più bisogno. Per me schierarsi dalla parte dei magistrati in questo momento della storia di questo paese lo do quasi per scontato, non vengo neanche a spiegarlo a voi che probabilmente l'avete capito molto prima e meglio di me. Vorrei solo ricordare, nello spiegare perché mi sembra così importante questa battaglia, spiegare qual è il diritto che forse ci stanno togliendo, che ci stanno veramente, che forse non è neanche così evidente. Questa battaglia è iniziata forse per il diritto a conoscere, soprattutto a sapere qualcosa, no? che è parte della nostra storia, anche della nostra vergogna, dei nostri errori in qualche modo, ma soprattutto della nostra storia, che è fatta anche da gesti eroici, in cui l'eroismo sta semplicemente nel fatto di credere in qualcosa, di essere giusti, di arrivare fino al punto di sapere di essere traditi, ma continuare a fare la cosa giusta. Quindi il diritto non è più solo quello di conoscere. Questa manifestazione, ho scoperto oggi guardando su internet, l'hai chiamata alla fine Noi Sappiamo, no? Che è, ovviamente potrebbe sembrare un punto d'arrivo, ormai sappiamo, in realtà non lo è affatto, perché il diritto più importante adesso da difendere, credo che sia quasi infantile, il diritto di sapere che abbiamo uno Stato che ci difende e non che ci nasconde, il diritto di poterlo amare il proprio paese attraverso le proprie istituzioni, è quel diritto che ci stanno togliendo. Tra l'altro ci viene nascosto tutto questo perché i problemi per cui scendere in piazza sono talmente tanti, talmente immediati, urgenti, perché la politica è ormai solo la politica dell'emergenza e dell'urgenza, che questa cosina piccola che è quasi più un sentimento, che è quello per cui si può essere orgogliosi di essere parte di un paese pur con tutti i suoi difetti, questa cosa ce la stanno demolendo. Per questo che sono d'accordo con Marco Travaglio, l'ho sentito venendo dal web, quando dice in fondo quello che è successo, questa inconsulta sentenza non fa neanche tutti questi danni da un punto di vista forse prettamente pratico,
nel dare ragione a quel presidente, non ci interessa, credo, non interessa a questo popolo essere in battaglia contro qualcuno, neanche mai contro l'istituzione in sé, se non fosse che quell'istituzione si mette fra lei e il suo diritto di sapere. Ripeto, è altro che ci viene tolto in questo momento, neanche quella sentenza dà un altro colpo alla possibilità di sentirsi, non dico rappresentati, che quello siamo abituati talmente male negli ultimi 20 anni, che sentirci ben rappresentati ci viene comunque difficile, ma sentirci almeno figli di un padre, sì, che sbaglia, ma che comunque è un padre, questo pure non accade più, ed è la cosa che è più triste, sapere che non avranno mai i miei figli. Io ci sono cresciuto, forse per merito anche di persone ingenue, non lo so, di un padre che mi ha insegnato che le regole fanno parte, sono la cosa più bella che ci si dà fra uomini, e quindi la legge, e quindi la legalità. Perché non vogliono, non poterlo più far provare, far capire ai miei figli? Invece stanno uccidendo questo, anche con questa sentenza. Per questo grazie a tutti quelli che ci sono. Grazie a tutti.